Carlo Lazzotti, buongiorno. Buongiorno Valentina, un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto a te Carlo e grazie di essere con noi in questa mattinata per fare, non so se una disamina, magari vorremmo farla più tardi, quantomeno un commento su lo sfracello di questa nazionale. Io sai che ero un po' più ottimista di così, sai perfettamente che insomma guardando le partite non è che pensassi fosse la nazionale più bella del mondo, ma uscire così mi rode abbastanza molto, anche se non si dice, dici la tua, va? Ma il dire il bravo detto è sempre molto brutto, però le sensazioni di ieri erano queste, nel senso che difficilmente avremmo potuto far male all'Uruguay e purtroppo in campo abbiamo confermato questa tendenza. Io faccio solamente questa battuta. Ieri avete visto il migliore in campo da parte dell'Italia è stato Gigi Buffon, che ha fatto tre parate super, davvero incredibili, una nel primo tempo, una soprattutto nel secondo. Io non ricordo un tiro in porta e una parata di Muslera. E non stiamo parlando ovviamente di Neuer o di qualsiasi altro portiere di livello, di Muslera, cioè uno che se gli tiri magari forse c'è possibilità che il pallone entra, eccetera. Facciamo un giochino con tutti gli ascoltatori e chiediamo ai ascoltatori di DS se sanno chi è tale Keylor Navas. È chiaro che quelli più smaliziati, quelli che hanno seguito il mondiale attentamente, ovviamente sanno chi è Keylor Navas. È il portiere della Costa Rica. Sì. Semplicemente non l'abbiamo mai sentito nominare perché durante la partita con l'Italia non ha dovuto effettuare un solo intervento che uno, tra l'altro è anche bravino, però non abbiamo manco potuto testarlo perché non gli abbiamo fatto un tiro in porta. Cosa devo aspettare ora da una nazionale che nelle ultime due partite, quindi parliamo di 180 minuti, ma mettiamoci anche i 20 finali contro l'Inghilterra, quindi in 200 minuti finali di un torneo mondiale non riesce a tirare mai nello specchio della porta avversaria, perché non lo fa Balotelli contro la Costa Rica in quelle due occasioni che ha avuto nel primo tempo, non ha fatto nessuno assolutamente. Le responsabilità passano al vertice, quindi partiamo da chi ieri si è dimesso per fortuna a razzo subito dopo il dramma sportivo, non parliamo di tragedie perché purtroppo le tragedie in questo momento nello sport sappiamo quali sono ben peggiori. Io farei davvero un commosso raccoglimento di qualche istante per la famiglia, per chi ha perso un caro che sta in partita, ma semplicemente anche per il calcio italiano, perché siamo i più brutti del mondo, diciamo la verità, a livello civile nei grandi paesi d'Europa siamo i più brutti del mondo, dove ancora si muore per andare a vedere una partita, dove c'è gente che si spara incontrandosi con le tifoserie, altrove magari se c'è il toccardo del Brema i tifosi se la guardano uno accanto all'altro, dove vanno a bere la birra subito dopo, altro che terzo tempo che ci dobbiamo inventare noi, che tra l'altro è durato pochissimo in Italia perché era una bufala, insomma, una cosa ridicola. Responsabilità, dicevo, partiamo da Abete. Guardate che quello che è successo ieri, secondo me, è dire soltanto il fatto, è una mia impressione, che secondo me il presidente del CONI Malagò ha alzato il telefono e ha detto che se non si dimettevano all'istante li cacciava via a calci nel sedere fino a Montevideo, tutti e due. Ecco perché poi in conferenza stampa sia Prandelli che Abete hanno preso subito quella direzione. Secondo me con un altro presidente del CONI non andava a finire così. In altri tempi infatti non è andata a finire così, in altri tempi anche con naufragi anche peggiori di nazioni italiane si è continuato tranquillamente col presidente federale, eccetera. La Bede doveva fare una sola cosa, dopo il 2006, dimettersi serenamente da presidente campione del mondo. Grazie, arrivederci a tutti, perché poi con lui l'Italia ha vissuto i due mondiali consecutivi più brutti della storia, levo quelli degli anni 50, perché quando si parla sempre degli anni 50 in cui l'Italia non si è qualificata, addirittura nel 58 non c'è andata, nei primi due era uscita la fase a gironi, si dimentica sempre che l'Italia era reduce da una tragedia, quella sì, vera, di Superga, perché se fosse stata viva quella squadra del Torino, forse il Mondiale del 50 non finiva all'Uruguay, ma finiva serenamente sulle maglie degli azzurri, e forse anche quello del 54 non finiva la Germania, ma lo vincevamo ancora noi italiani. Detto questo, Abete doveva dimettersi 8 anni fa, è stato il presidente degli scandali più brutti del calcio italiano, che ancora durano e ancora sono sulle procure di Cremona e di Napoli, che ha tentato miseramente di coprire senza mai denunciarlo poi in realtà. Esatto, lui è stato inconsapevole presidente della Federcalcio di tutto quello che è accaduto, un po' a sua insaputa è accaduto di tutto e di più senza che lui trovasse mai la necessità di dimettersi o di ripulire il calcio italiano, soprattutto la sua persona. Poi c'è Prandelli è il primo responsabile di questo fallimento assurdo. Io ancora oggi, sono passate ormai oltre 12 ore, non riesco a capacitarmi di come si può fare un cambio come quello che ha fatto lui all'inizio della ripresa. Passi di togliere Balotelli, sul quale apriamo una parentesi poi da qualche minuto ovviamente, perché lo vedi nervoso, perché lo vedi inconcludente, perché ha ammonito soprattutto e perché rischia di giocare in 10. Ma a quel punto metti un'altra punta. Non puoi mettere Parolo. Lo schema della Nazionale Azzurra all'inizio ripresa era il 3-6-1. Io non ho mai visto, giuro, nella mia
per carità, corta storia di commentatore di calcio, ma insomma sono 45 anni che vedo partite dal mondiale del 70 in poi, non ho mai visto uno schema di una squadra schierato col 3-6-1. L'ho visto ieri dell'Italia contro l'Uruguay. Pirlo, Verratti, Marchisio, i due esterni, tra l'altro nessuno con il piede da assist man, no, poveri ragazzi, no. E in più Parolo. Sì. Cioè Verratti, Pirlo e Marchisio si pestavano i piedi. A un certo punto per trovare un pallone Marchisio è stato costretto a un intervento che non era assolutamente da rosso, ma era da giallo, perché era frustrato, non gli capitava un pallone tra i piedi perché gli italiani si pestavano i piedi tra di loro in sei, perché in una striscia di centrocampo. Ha lottato per prendere la palla, tra l'altro non è partito cattivo per nessun motivo, questo lo sottolineiamo, si vedeva. No, assolutamente no, ma quello lo lasciamo perdere l'arbitro, e poi l'arbitro lì, far arbitrare un arbitro sudamericano la partita dell'Uruguay è demenziale da parte della FIFA, perché metti un arbitro del Bahrain, metti da Nuova Zelanda, metti chi ti pare, giapponese che sia, ma comunque chiamo da un'altra federazione e non comunque dalla stessa continentale. Era come se Italia e Uruguay l'avesse arbitrato uno spagnolo, e forse già sarebbe stato un po' più neutrale, perché almeno avrebbe lo stesso parlato la lingua degli uruguayani, ma se arbitrava un francese o un tedesco sicuramente protestavano i sudamericani, non c'è dubbio. Detto questo, come si fa a giocare a pallone in quel modo? Come si fa a dare un pallone a Ciro Immobile se a centrocampo sei in sei? Sulle fasce, quando scendevano Darmian e De Sciglio, e scendeva solamente Darmian tra l'altro, sì, poi alla fine il pallone lo dava comunque uno che è un terzino, l'abbiamo detto ieri. Se adotti lo schema della Juventus 3-5-2, e massimo possono essere 5 a centrocampo e mai 6, di quei 5, 2 devono essere tutti e due laterali, oppure uno, un terzino basso che comunque sia diventato poi un laterale di spinta come Lichtsteiner, ma uno deve essere un centrocampista come la Samoa. Non puoi mettere due terzini, due, tutti e due, 100% di terzini sulle fasce e sceglie Darmian. Ma Cessi quanto gioca? Adesso ti può dire qualsiasi cosa su Alessio Cessi. Qual è stata la coppia migliore del campionato in assoluto? Cerchi Immobile, sì, sicuramente. Continuo a dire, lo ripeterò fino all'infinito: Irlanda, Lussemburgo, Inghilterra, Costa Rica e adesso anche Uruguay. 5 partite, 450 minuti. Ciro Immobile e Alessio Cerchi insieme non hanno giocato neanche un minuto. Io credo che questa sia la fotografia in assoluto proprio più definitiva del fallimento del progetto tecnico di un CT in totale confusione. E superiamo poi anche i discorsi sul fatto di aver lasciato a casa Francesco Totti, Luca Toni. Luca Toni stai perdendo contro l'Uruguay, 10 minuti mancano alla fine, alzi il pallone e c'è Luca Toni dentro l'area, ma non te lo sei portato. Ale Florenzi poteva servire perché al posto di Balotelli forse puoi far giocare Alessandro Florenzi. Sei sulle orecchie, dichi. Scusa, intanto perché la regia ha alzato la base e non ci sentivo più. Prego, dicevo. No, Alessandro Florenzi poteva servire, poteva essere un valido aiuto per Ciro Immobile se non vuoi mettere un'ala perché hai paura. Il problema di Cesare Prandelli è che si è messo paura già dalla finale dell'Europeo, che noi abbiamo perso 4-0, tra l'altro. Ricordiamolo sempre, perché Zapattolo passa per un grandissimo Europeo, quello degli Azzurri di 2 anni fa, che è stato un Europeo normale, diciamo la verità, normale, con sprazzi di buon gioco, perché chiaramente a un certo punto quando c'è Buffon, Pirlo, De Rossi, eccetera, eccetera, sprazzi di buon gioco ce l'hai per forza. Poi in finale ricordate che Prandelli si è messo paura, non ha voluto inserire dei giovani, ha pensato che si poteva lo stesso giocare con la nazionale spremuta che era arrivata fino a lì, bastava mettersi tutti dietro e cercare di non prendere, ne ha presi 4 infatti. Stesso discorso per la Confederation Cup, quando si è trattato di affrontare il Brasile in semifinale, stesso schema, stesso approccio alla gara, 3 gol da parte del Brasile e tutti a casa, anche noi a fare la semifinale, la finale per il terzo posto contro l'Uruguay. Io continuo a dire che Cesare Prandelli non aveva alcun titolo per fare il CT di questa nazionale, lo ha dimostrato drammaticamente per il nostro calcio in questo mondiale e questa è la situazione in cui siamo oggi, purtroppo. Questa è la situazione in cui siamo oggi. Ha sbagliato bene a dargli quella panchina, ha sbagliato Prandelli a gestire questo mondiale, hanno sbagliato tutti quanti. E giustamente tutti quanti se ne vanno a casa come nella normale tradizione dei paesi più civili. Peccato che abbiamo perso 4 anni appresso ad un progetto tecnico inesistente, esatto. Appresso alle scelte di Prandelli che ha voluto creare la squadra attorno a Balotelli, poi come è accaduto quello che è accaduto lo scarica con delle dichiarazioni abbastanza vergognose, diciamo la verità, perché poi i giocatori li difendi fino in fondo. Io capisco molto le dichiarazioni di Buffon e De Rossi che hanno tutte le ragioni, perché poi nello spogliatoio qualche cosa di brutto deve essere successo già nei giorni scorsi. Non capisco quello di Prandelli. Hai fatto delle scelte, ti sei portato Balotelli, hai costruito la squadra attorno a Balotelli, hai deciso che Balotelli fosse il titolare dalla prima partita e anche se non stava bene, ti ha fatto gol di testa e hai mantenuto Balotelli per tutte le altre 2 partite, quindi Cerchi e Immobile non hanno mai giocato insieme, Insigne ha fatto sì e no 10 minuti, destro non te lo sei portato al mondiale e
non soltanto l'unica cosa che riesce a dire è ho sbagliato a portare Balotelli, quindi in realtà getti la croce su un ragazzo quando in realtà dovrebbe gettare la croce soprattutto su se stesso, ma secondo me davvero è la dimostrazione della pochezza, se vogliamo anche intellettuale, da parte di un allenatore di questo genere. Cioè, Lippi ha chiuso con molta più dignità, Trapattoni ha chiuso dopo il 2002 con molta più dignità, ma avevano un altro atteggiamento e un'altra sicurezza in se stessi entrambi, Carlo. Questo lo raccontano anche le proprie avventure tra successi e disfatte, perché non è un fatto di vittoria o sconfitta. Lippi ha vinto un mondiale e ne ha perso uno miseramente dopo, è proprio un'altra persona, però una persona sicura di se stessa, nel bene e nel male ti espone quelli che sono i tuoi motivi, quelli che sono i suoi errori o quelli che sono i suoi motivi. Non ha mai detto ho fallito io perché in realtà ho sbagliato a puntare su quello, esatto, perché dicendo così non fai altro che gettare la croce su quel giocatore, ma in realtà l'Italia non esce perché ha sbagliato Balotelli, perché poi il pallone a Balotelli per poter tirare e portarglielo, quindi sbaglia il CT che gli costruisce una squadra senza punte attorno, senza rendersi conto che Balotelli in quel ruolo da solo non ci ha mai giocato. Quando Balotelli giocava nel Manchester City e ogni tanto segnava, ogni tanto perché non era il bomber di quella squadra, è perché intorno c'aveva tutta gente, da Agüero, Silva, Certo. Tutta gente che il pallone glielo va a portare, e se non c'erano loro c'erano anche gli esterni che arrivavano sul fondo e crossavano. Nel Milan stesso discorso, perché comunque il Milan ha un gioco un po' più avvolgente, allora vogliamo parlare di Abate, vogliamo parlare sì dello stesso De Sciglio, ma vogliamo anche parlare della pletora dei trequartisti che il Milan si porta appresso, da Del Tarab, Honda, Kakà, insomma tutta gente che se tu giochi con quattro centrocampisti che non superano la metà campo, più Pirlo, sperando che alla fine Pirlo possa dare l'imbucata a Balotelli, può succedere una volta come con la Costa Rica, ma poi basta in tre partite. Tra l'altro, insomma, giochi con una punta da sola lì davanti, è ovvio che non gli arrivino palloni, e in più dici di puntarci, però poi lo levi, sono tanti dubbi. E ricordiamoci che Balotelli non è Messi, non è Neymar, non è neanche Cristiano Ronaldo, ma non è neanche Radamel Falcao, e probabilmente non è neanche Jackson Martinez, insomma, quindi alla fine anche lì, a Falcao il discorso di Balotelli, ridimensioniamo pure questo ragazzo. Tra l'altro, perdonatemi il termine, un po' stronzo, anche sicuramente sì, perché chiaramente è una considerazione un po' generale, no? Da parte dei tifosi, ma parte anche dei suoi compagni di squadra, possono essere quelli di club o quelli di nazionale, non c'è dubbio. Carattere difficile, senza dubbio sì, ma hai 23 giocatori a disposizione, quindi altri 22 su cui puoi puntare. Quindi. Da dove ripartiamo, Carlo? Perché io non sto neanche a. Intanto volevo farti una domanda, perché Abete neanche lo commento, ne sono sincera. Cioè, un presidente che ha vissuto quello che ha vissuto e che mi dice mi dimetto, ma non perché ho sbagliato, solamente per dare spazio alla riflessione, io non lo voglio neanche commentare perché mi partirebbero solo insulti. Per quanto riguarda Prandelli, invece, dicevo prima che tu ti collegassi che da tifosa, da italiana, da telespettatrice, mi aspetterei una conferenza stampa al suo rientro, al di là della comunicazione delle dimissioni, al di là del resoconto del suo ingaggio, del suo stipendio, di tutte le puntualizzazioni che ha voluto fare, su comunque una motivazione di questi 4 anni di gestione, perché io penso che sia doveroso da parte di un CT poi spiegare alla nazione che lo ha ascoltato, aspettato, atteso e incitato il perché di un fallimento totale dopo 4 anni di lavoro con un team. Dopodiché, non so se tu sei d'accordo, se vorresti, io vorrei capirla, francamente, vorrei sentirla, vorrei ascoltarla proprio dal tecnico. Probabilmente ci sarà, perché altrimenti poi le uniche parole rimangono quelle di Natale, di fine partita di ieri, chiaramente dette a caldo, quindi secondo me ci sarà, vedrete che ci sarà. Però da dove si riparte? Si riparte necessariamente dal presidente federale, nemmeno dall'allenatore, perché poi sarà il presidente federale futuro, nuovo, a scegliere il successore di Prandelli, e allora lì bisogna fare le considerazioni. Ieri ha detto un'ottima cosa Caressa: approfittiamo del clima generale del paese, c'è il governo, ci sono i quarantenni, 39enni addirittura, alcuni ancora più giovani, che stanno cercando di dare una scossa al paese e di rinnovarlo. Ecco, sfruttiamo la stessa onda, cerchiamo di fare in modo che la stessa cosa avvenga anche nel mondo del calcio, perché sia mai che c'è la riunione a Via Allegri la prossima settimana e fanno Carraro presidente della Federcalcio, io credo che sia il caso di andare a fare barricate lì dalle parti di Via Allegri. Ma sia ad esempio il presidente del Sesto dei Media Albertini, e allora sarebbe comunque un segnale positivo, perché poi è uno che si è fatto conoscere da vicepresidente in questi ultimi anni, è uno che ha giocato a pallone, che ha giocato un mondiale, che sa perfettamente quali sono le dinamiche e che cosa serve per fare una grande squadra, è uno che è sempre ascoltato da Sacchi e che ascolta Sacchi, quindi ha comunque a disposizione un patrimonio di conoscenze importante. Se sarà uno giovane, uno così dinamico, la scelta tanto è tra 4 tecnici in questo momento, e sono solamente quei 4. Giuliano Spalletti, Claudio Ranieri, anche se c'è chi dice che sia già in parola con la Grecia, ma la Grecia però ha passato il turno, quindi occhio, perché se la Grecia dovesse passare anche gli ottavi,
e a riprodare i quarti. Non è così facile mandare via il CT esistente, quindi esatto. È da vedere anche questo aspetto. Massimiliano Allegri, faccio una pausa perché la penso come te su di lui, ecco. e Roberto Mancini. Tra tutti quanti io ti posso dire che Luciano Spalletti ha bisogno di avere i giocatori sotto mano tutta la settimana. Sì. E dei quattro è quello che meno si adatta a fare il selezionatore di una nazionale. E forse anche che meno cederebbe sul suo stipendio, mi viene da dire, però la butto lì. Probabile, anche perché sicuramente Spalletti trova una panchina prestigiosa in Serie A, in presto, bene, o anche all'estero. Se fosse Massimiliano Allegri sarebbe la tristezza nel solco della tristezza di Prandelli. Beh, sì. Poi Allegri è pretino come Prandelli, con la P iniziale di Palermo. Sì, anche lui sostentazione di un'educazione che non serve a nulla, ma... Sì, ma soprattutto è quello che, se nello spogliatoio ha dei giocatori di carattere, la sensazione è che il giocatore di carattere attacca al muro Prandelli, così come Allegri, e non viceversa. Con Prandelli sappiamo che è successo anche in casa Roma, e secondo me è successo anche con Allegri in casa Milan. Quindi rimangono Claudio Ranieri, che invece ha il carattere per fare il selezionatore, ha la tattica per fare il selezionatore, perché non ha bisogno di vedere i ragazzi tutti i giorni, e secondo me sarebbe la scelta in assoluto migliore per la nazionale. E Roberto Mancini, che sarebbe una bella suggestione, che è quello che poi guadagna di più, che Roberto Mancini viaggia sui 4-5 milioni di euro l'anno, quindi lui dovrebbe ridursi lo stipendio scegliendo proprio visceralmente, e lo potrebbe fare secondo me, la nazionale come grosso gesto d'amore, perché lui con la nazionale sapete che non ha avuto questo rapporto straordinario, non ha disputato tantissime partite in maglia azzurra e non ha mai dato il meglio di sé in maglia azzurra, perché avrebbe avuto bisogno di una nazionale costruita su di sé. Però è sicuramente uno che ci tiene all'Italia ed è attaccato. Ecco, io mi auguro che la scelta possa essere Roberto Mancini e Claudio Ranieri. C'è un ascoltatore che ci cinguetta, Alessandro, nello specifico, e ci scrive: ma una bella soluzione interna style low cost tipo Gigi Di Biagio? Anche no, ragazzi. Non sei d'accordo. Anche no, perché l'Under 21 di Di Biagio è appena nata, per carità, quindi non gettiamo croce su Gigi Di Biagio. Ma non è una squadra che gioca in maniera eccelsa, e soprattutto basta mettere sulla panchina di commissario tecnico gente che non ha i titoli per stare lì sopra. Basta. Cioè, Roberto Mancini ha vinto il campionato con l'Inter, ha vinto il campionato col Manchester City, ha riportato il City alla vittoria della Premier League dopo decenni e decenni. Quei titoli ce l'ha. Di Ranieri non ha vinto in Italia, ma l'ha sfiorato più volte il titolo in Italia. È comunque un allenatore che ha già allenato all'estero un po' dovunque, ora in Francia, ha allenato tanti anni in Spagna, adesso è voluto dalla Grecia. Claudio Ranieri è un allenatore che ha le potenzialità per essere di alto livello internazionale e ha proprio il carisma per fare il selezionatore, cioè quello che vede i giocatori ogni mese e mezzo, ma li va a vedere sui vari campi, non ha bisogno di tattiche particolari perché è molto pragmatico, 4-4-2 se capita, 4-2-3-1 se proprio... ti lascia andare, eccetera eccetera, ma è quello che serve in questo momento. Basta con gli allenatori che non hanno i titoli per stare lì sopra. E per quella dirigenza invece ci faceva il nome di Abodi. Abodi è un bravissimo dirigente. Abodi è un bravissimo dirigente perché la Serie B in questi anni ha compiuto passi da gigante, molto più della Serie A, sia perché è andato a cercare sponsorizzazioni fuori da quello che è il canone istituzionale, ad esempio con Bwin e con Eurobet, quindi con due compagnie di scommessa, senza farsi troppi problemi, senza far finta di trovarsi il naso, senza fare gli schizzinosi, come è giusto che sia, visto che poi sono le compagnie scommesse che spesso e volentieri alimentano il movimento calcio, grazie all'interesse generato proprio dalle scommesse sportive, ed è un manager che ha capito tutto, come funziona, cioè è un manager perfettamente calato nel 2014, già nel 2015, cioè quindi tecnologia, multimedialità, l'appeal di un campionato che era proprio in ribasso. I playoff della Serie B, vissuti in questo modo, come li ha voluti Abodi, sono diventati comunque un appuntamento importante, anche se ormai alla fine stagione si stava già pensando al Mondiale. Però si è creato l'evento, lui è un manager che sicuramente andrebbe bene. E tra l'altro è un manager che era caldeggiato anche dalla Roma, ricorderete? Sì, sì. Quando la Liga si è spaccata perché la Roma ed altre società avevano proposto proprio lui. Come no? Contrapposizione con Beretta. Infatti, a me piacerebbe molto. Ultima domanda, flash. Suarez, plurirecidivo, che squalifica arriverà secondo te? Se arriverà, io il se lo leverei, però mettiamocelo, non si sa mai. Sì, guarda, è difficile che non arrivi perché oggi i quotidiani spagnoli
sono tutti quanti usciti con la prima pagina su Suarez. C'è un motivo. Il motivo è che ovviamente Suarez è nel mio del Barcellona, l'offerta di 80 milioni è validissima, il Barça sembra molto vicino a Suarez, immaginate che squadra possono fare quelli l'anno prossimo con Messi, Neymar e Suarez. Detto che poi sta in mano a Luis Enrique, quindi sta in mano a uno che deve dimostrare a quel punto molto meglio del Tata Martino di riuscire a fare. È chiaro quindi che i quotidiani madriditti come Ars e Marca hanno tutto l'interesse a screditare la figura di Suarez in questo gioco sempre un po' perverso tra stampa di Madrid e stampa di Barcellona. E hanno sbattuto il mostro in prima pagina, quindi tutte foto di Suarez che morde Chiellini. È chiaro che con una cassa di risonanza del genere, quindi con i quotidiani spagnoli più importanti che ti mettono l'episodio, cioè la FIFA qualcosa deve fare e qualche decisione deve prendere. Alla FIFA che l'Uruguay arrivi in finale gliene può fregare il giusto, che ci arrivi con Suarez o meno non gliene frega assolutamente nulla, per cui io credo che la squalifica ci darà. Magari sarà di lieve entità, magari sarà di 2-3 partite per permettere ad esempio eventualmente di rigiocare la finale. Per me però qualcosa sarebbe... ci darà in tempi rapidi. Vediamo, io tifo per una super squalifica, poi vediamo quello che succederà. Ce la meriterebbe, visto che c'è un problema che l'ha. È evidente. Ma se vuoi prendere un raptus, neanche se ne accorge, perché non è normale che ti giri apposta e vai a mozzicare la gente, c'è un problema. Io se fossi... mi immagino la compagna di Suarez, non dorme sogni tranquilli. Hai capito? Notte, peraltro con quei denti, mi sento anche di dire, manco ci avessi i dentini, cioè pure una dentatura abbastanza... È stato in cura, ricordiamo, per un anno, dopo l'episodio di Premiership, gli è costato 10 settimane di stop, però non sembra aver imparato insomma da quella situazione, quindi... No, mi sa che non ha funzionato tanto. Qualche problema ce l'ha, quindi davvero il paragone con Hannibal Lecter c'è tutto. Bene, Carlo, io ti saluto e ti ringrazio per questa mezz'ora insieme. Domani tornerò a disturbarti, vedremo se usciranno altre dichiarazioni al rientro degli italiani, altre notizie per quanto riguarda eventualmente la squalifica e come andrà avanti comunque questo mondiale che per tutto il resto dei club rimane piuttosto avvincente. Domani ci concentriamo un pochino più sugli altri. Grazie mille, direttore, buon lavoro. Un grande bacio, Valentina. A te, grazie a Carlo Lazzotti.